Disastrosa, però non è che ha portato
e della naturalezza, amore è lo stesso che tu. Questi cari concittadini sono veterani all'interno di Palazzo Marconi, sono dei veterani dell'indirizzo politico. Quindi come può oggi un Casagrande rischiare l'incandidabilità votando un pseudo bilancio dove è proprio stato accettato un disavanzo? Quindi mi sarei aspettato da esponenti della maggioranza una presa di posizione e non attendere la comunicazione del senatore Brunastorre per dire cosa dovranno fare, si attende di scavalcare il referendum di ottobre, perché sarebbe eventualmente opportuno le dimissioni di Spalletta, di mandarlo a casa a fine anno, in modo che ci saranno 6 mesi di commissariamento. Questo, ovviamente, i problemi di questa maggioranza, cari cittadini, sono questi qui, come mantenere queste posizioni politiche, perché è diventato un problema se candidare la Spalletta del Lazio per capire che posizione poter dare al presidio. Cioè, io mi sarei aspettato oggi una spiegazione ben precisa sulla dismissione immobile, e non per far vedere dismettiamo quando non è stato dismesso nulla, e non verrà dismesso nulla. Io mi ricordo quando il vice sindaco Sbardella parlava dell'inaugurazione della piscina a Fosso dei Coni che sarebbe stata ripristinata. Cari concittadini, il costume è rimasto ancora a casa perché la piscina è completamente fatiscente, anche lì un ulteriore discarica a cielo aperto. Nessuno della maggioranza ha spiegato l'assunzione degli enti dipendenti SDS a tempo indeterminato, ma se già è stato accertato un disavanzo, una situazione abbastanza preoccupante della SRL, i revisori accertano un disavanzo già dell'azienda speciale, ma com'è fattibile che nessuno prenda posizione? Io mi sarei aspettato anche da lei, consigliere Radini, proprio questa settimana, una convocazione della commissione bilancio, e invece ancora una volta noto che proprio eseguì degli ordini proprio di scuderia. Ciò che dice Astorre, ciò che dice Venduto, ciò che dice la Sbardella portate avanti. E questo è veramente preoccupante, perché questo è stato fortemente preoccupante. Cioè, caro Alessandro, qui il problema non è capire cosa sarà dell'immobile Santa Lucia Filippini, ma capire se la Sbardella potrà essere fatta la copia insieme a Lodoi per mandarla al Consiglio Regionale Lazio, perché già si stanno preparando per le prossime elezioni, che o saranno a giugno 2017, come sembrerebbe, o se comunque si dovesse proseguire, poi valuteremo nel proseguo dei lavori come voteranno. Perché, come già detto nell'ultimo consiglio comunale, ma anche nella conferenza stampa che ho effettuato, questo bilancio non permetterà neanche la sostituzione di una lampadina. Quindi l'indirizzo politico rimarrà completamente fermo. Si è parlato anche del mercato verde, anche questo deve essere un immobile dove dovrà proseguire una valorizzazione. E invece anche questa struttura è rimasto tutto fermo. Il piano di sotto, cioè il mercato della frutta, il piano superiore che per me potrebbe essere valorizzato con un mercato a chilometro zero, invece ad oggi viene utilizzato per positive determinate iniziative culturali, però abbiamo anche la struttura della scuola del Maraniero completamente chiusa, anche quella è un'altra struttura che fu voluta fortemente dall'ex sindaco Posa. Ad oggi di quella struttura non sappiamo nulla, così come continuiamo a non sapere nulla della casa del custode all'interno del parco del Ombrellino, così come, cari concittadini, continuiamo a non sapere nulla della casa del custode al cimitero di Frascati. Non sappiamo se dentro sia rimasto ancora a viverci l'ex custode, non è andato in pensione, le utenze se vengono pagate, se dà la collettività, sicuramente sarà così. Non si sa nulla di nulla, non si sa nulla di ogni spiegazione che si chiede, c'è sempre un prendere tempo,
c'è sempre un prendere tempo. Addirittura stanno prendendo tempo anche per i matrimoni nel parco di Villa Dolomiti. Stamattina casualmente ho incontrato Bruno Blas che sorridente camminava nel parco della villa, il quale mi ha salutato mentre mi allenavo e l'ho risalutato con un sorriso. Caro Bruno, sollecita anche dell'amministrazione per effettuare questa benedetta delibera per poter far partire i matrimoni di Villa Dolomiti, anche perché per scrivere la sovrintendenza, cara Maristella Bettelli, può scrivere, non penso che necessitino più di tutto questo tempo. Sentire la sovrintendenza non penso che debba passare tempi biblici, e con l'amministrazione spallente invece passano tempi biblici anche per sapere un matrimonio presso il parco di Villa Dolomiti. Quindi se c'è la volontà di rilanciare il territorio, di rilanciare veramente il patrimonio culturale che abbiamo, non è proprio questa l'area. Io veramente auspico che questa sera questa agonia possa veramente cessare definitivamente. E sulla vicenda veramente degli immobili della dismissione, invito praticamente il collega Casagrande ad effettuare un intervento in aula in quanto consigliere veterano, proprio per capire la posizione di un consigliere che è quasi a 20 anni di vita amministrativa, che non è stato dismesso un immobile. Ad oggi, caro Vincenzo, e ti do anche un caro Vincenzo, non collega per l'affetto che provo nei miei confronti, penso che sia giunto il momento di una tua posizione chiara, coerente, perché non è fattibile che un bilancio sia stato bocciato per ben due volte dai revisori, non avete comunicato nulla e ancora una volta vi presentate in aula con i fogliettini, con il programmino delle dismissioni, quando nei fatti ad oggi nulla è stato dismesso. E inoltre, caro assessore, chiedo ulteriori spiegazioni sulla vicenda dei immobili di Santa Lucia, visto che questi immobili vengono a casa sempre in chiesa dalla città di Frascati, dalla collettività.